Ciao ragazzi, di questo nuovissimo video siamo su Fortnite. Come promesso in quello di ieri, che raga era in realtà un video molto semplice ma ha fatto tantissime visualizzazioni. E come sapete quel bunker lì a bosco non è lì per caso, ma qualcosa servirà. In questo video di oggi vedremo la settimana 6 svelata, la settimana 6 ma anche la schermata di caricamento una volta completata, perché voglio farci una discussione su. E preparatevi raga, perché nel prossimo video faremo qualcos'altro e parleremo anche, vediamo se lo trovo, eccolo qua, volo stellato. Mi avete scritto raga commenti riguardo a questo quadro, ma ne parleremo in un prossimo video. Partiamo con la missione raga, guardiamo ogni punto come si completa. Questa è l'immagine chiaramente in inglese, svelata da fortnitetracker.com, come al solito un sito ragazzi penso americano. Cerca drop di rifornimento sarà la prima missione della settimana 6 e qui raga sapete benissimo come funziona. Dovremo quindi aprire i drop, mi raccomando apriteli affinché la missione venga conteggiata. E se volete far cadere il drop più velocemente basta che ci sparate su per vedere anche quante HP rimangono. E fin qua ci siamo. Seconda missione, infliggi danno agli avversari con fucile a pompa. E qui la schermata raga di tutti i fucili che abbiamo all'interno del game. Ci chiede solo di infliggere danno, quindi non di fare delle eliminazioni, e ci sta. Cerca forzieri a sponde del saccheggio, a Loot Lake in inglese, e come sempre vi ho preparato l'immagine ed eccola qui. Avete raga lì i bauli che potete trovare, i forzieri. Mi raccomando raga, vi darò sempre qualche secondo quando vi appare l'immagine, così riuscite a fare lo screenshot con il vostro telefonino, ok? Prossima missione, come già svelato giorni fa raga, spruzza su diversi poster di carburo e omega. E qui raga vi ho fatto una minimappa di ogni zona. Boom! Ecco qua l'immagine. Lo so che sono un po' sfocate, ma guardate bene, si capisce perfettamente. Queste raga sono le zone dove ci sono i poster sia di carburo ma anche di omega. Basta andarci e fare lo spray, l'emote dello spray sul poster, ok? Ma c'è anche un'altra immagine in realtà della IGN trovata sul web, dove ci sono, se non sbaglio, due posizioni in più. Questa raga è l'altra immagine. Vi faccio un attimo rivedere l'altra, ancora 3 secondi e poi procediamo. Mi raccomando fate gli screen se volete, ma procediamo direi con la prossima missione. Cerca tra un parco giochi, un campeggio e un'orma. Dove sta quindi questa star? Lo andremo a vedere adesso nel gioco insieme. È abbastanza facile, adesso ci andiamo. Dopodiché eliminazioni con SMG ed elimina nemici a corso commercio. E fin qua ci siamo. Detto questo, facciamo partire una battaglia in singolo, raga. Così andiamo a fare la missione che, ripeto, ci dice cerca tra un parco giochi, un campeggio e un'orma. Con orma intendo l'impronta del dinosauro, quell'impronta, raga, con tre dita. Vi ricordate? Cerca lì, raga, sta la missione da fare per questa settimana numero 6. E dopodiché passeremo invece alla schermata di caricamento. Ecco, ad esempio, questa è della settimana 5, ok? C'è lo scontro tra omega e carburo, ma ricordiamoci, raga, che si tratta sempre di cinema, ok? C'è sempre la scena da cinema. Adesso passiamo anche, dopo questa missione, alla schermata di caricamento svelata della settimana 6. Vi ricordo, raga, che sono dei leaks, niente di ufficiale di Epic Games. Andiamo. Allora, apro già la mappa, così già vi do un'idea, ok? Dobbiamo cercare tra un parco giochi che si trova esattamente qua, adesso ci andremo a vedere meglio. Poi abbiamo quest'altra qui che è l'impronta e il campeggio dovrebbe essere esattamente qua. Quindi, visto che devo andare al centro, ecco qua la zona. Si vede già da qui quel punto bianco dove non c'è erba. Vediamo un po' la mappa dove sta. Oh, siamo lontanissimi. Ci vediamo tra uno. Via. Olè, raga, ci siamo buttati. Vi ricordo sempre che potete inviarmi le stranezze, cose assurde, novità di Fortnite via messaggio privato sul mio account Instagram, che sta qua sotto, raga, nella descrizione, ok? C'è il link direttamente cliccabile e vi si aprirà Instagram. Signori, ci siamo. Vi faccio un attimo vedere il parco giochi, ok? E per quelli che continuano a chiedermi quando esce la modalità parco giochi, raga, tranquilli, ancora non ci sono news. Ma appena ci sono, come ben sapete ormai da anni, vedrete tutto quanto sul canale. State tranquilli che sto monitorando la cosa. Allora, raga, il parco giochi, eccolo qui. Benissimo. Per adesso, beh sì, dai, lottiamo qualcosina, tanto abbiamo già qualcosa qui, vediamo la pistolina, va bene. Ragazzi, parco giochi sta qui, ma noi direi di procedere, andiamo avanti velocissimi. Andiamo a vedere l'impronta, a che distanza sta, così da darvi un'idea. E poi andiamo al punto dove ci sarà la Battle Pass, la stella.
Quindi, come state guardando, già si sta formando un triangolo praticamente. Qui abbiamo, come ben sapete, l'impronta. E adesso direi di andare invece al campeggio, che ancora, raga, non l'ho visto, che sta lì sopra sul monte. Vediamoci intanto qualcosina e andiamo, signori, sul campeggio, quindi lì in alto. Vediamo se effettivamente è un campeggio o cosa. Andiamo. Vediamo un po'. Dobbiamo esserci arrivata. Ok, perfetto. Il campeggio sta qua, ragazzoli. Bene. Adesso andiamo invece al punto in cui ci sarà la stella. Quindi un bel triangolo, quindi da qua. Boom, boom e boom. Ok. Andiamo qua, vediamo un po'. Finché la barcava. Eccola qui, raga, si vede già da qui praticamente la zona in cui ci sarà la stella. Chiaramente qua, raga, la stella non c'è, perché la settimana 6 ancora non l'abbiamo. Qua, esattamente qua, signori, avremo la stellina per completare la missione della settimana 6. Ma torniamo adesso all'argomento di cui vi parlavo prima. La schermata di caricamento della settimana 6 svelata. Eccola qui, ok? Già ho detto qualcosina in un video precedente, come ben ricorderete. Questa chiaramente si sblocca una volta completate tutte le missioni della settimana. Abbiamo visto che qua abbiamo il nostro carburo, che sta parlando di dietro con la skin cromo. E qualcosa, come già vi dicevo, non quadra. Lì sulla destra abbiamo chiaramente la skin della pianta. Adesso non so esattamente come chiamare questa skin. Pianta carnivora? Non lo so. Fatemi sapere la vostra qua sotto. E come sapete, questa skin verrà poi rilasciata nei prossimi giorni. Forse già domani, non lo sappiamo. Ma prima di passare all'argomento di questa loading screen, abbiamo lì sopra il fork knight. Adesso non so esattamente come si chiama quel camioncino rosso lì sulla destra con sopra la stella, raga, il battle pass. Questo lo vedremo in un prossimo video, ok? Perché vedo che la scena sta davanti alla zona dove c'è il razzo, in quella zona della mappa. Ci arriveremo. Sappiamo lì che c'è, insomma, un battle pass. E qui abbiamo al centro Omega, che si prende un tè con una skin, o meglio un personaggio, in realtà, che fa parte degli alleati. Nello scorso ho sbagliato, grazie per avermi corretto. Si tratta di Valore. Mi sembra si chiami la skin Valore, no? Il costume Valore. Raga, qui stanno parlando insieme. È chiaro che è un po' una scena pre o post filmato. Lì sopra c'è un microfono, lì sulla sinistra in alto abbiamo un personaggio che sta indicando alla skin cromo come procedere con la scena, eccetera eccetera. Diciamo che questa schermata qui non mi comunica molto, perché non si capisce se effettivamente ci sta una guerra in arrivo tra le due fazioni oppure no. Perché qua è tutto amichevole. Addirittura l'altro lì, la skin con la pianta, sta al telefono. Quindi, raga, non lo so. Voglio sapere più che altro la vostra. Ma questa dovrebbe essere la schermata svelata della settimana 6 completata. Raga, voglio sapere più che altro la vostra. Datemi la vostra idea qua sotto nei commenti. E noi ci vediamo, direi, al prossimo video. Ciao.